Si accomodi. La seconda invece si chiama Anna Maria Gerardino, ricercatrice dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologia del CNR qui di Roma. Benvenuta. Benvenuta. Ecco, prego. Ti ha portato un regalo? Ti ho portato un regalino, sì. Che cos'è? Dolci? Pastarelle? No, che cos'è? Purtroppo si chiamano wafer, o wafer in italiano, diciamo così. Però, o fette di silicio, però non si mangiano. Fette di silicio? Fetta di silicio, questo è un esempio di un a fine lavorazione, su cui ci sono delle memorie magnetiche, la parte veramente nano, e colgo l'occasione per correggere i ragazzi, perché nano siamo 10 alla meno 9. Meno 9, un miliardesimo. Mattia, 10 alla meno 9, io lo sapevo, metro. Non l'ho voluto dire, 10 alla meno 9. Meno 9, mentre i micron sono i 10 alla meno 6 e sono un milionesimo. Quello che qui si vede chiaramente visivamente sono i contatti elettrici che portano fuori poi la, appunto, per alimentare. Che cosa serve? Che cosa... Sono memorie magnetiche queste. L'applicazione concreta? Nei computer. Nei computer, tutti vengono utilizzati nei quando computer. Noi parliamo verranno, di megabyte. Verranno utilizzati o vengono utilizzati? No, questo vengono utilizzati. Ah, vengono già poi utilizzati. Diciamo che tutta la sfida è di continuare a miniaturizzare e quindi poi di ottenere computer sempre più piccoli e sempre più potenti, come in parte già si riesce a fare, insomma. Ah, riponiamo la bistecca? La bistecca, la mettiamo dentro. Allora, Simona... Sì. Che cos'è la nanotecnologia? Allora, facciamo premessa, probabilmente lui parlava di millimetri, perché avesse parlato di millimetri effettivamente sarebbero 10 alla meno 6, vero? Volevi dir quello? Sì, sì, facciamo finta di sì, facciamo finta, tanti. Siamo ignoranti, l'abbiamo detto subito, quindi abbiamo subito svelato le nostre carte. Diciamo, la nanotecnologia è la scienza che diciamo, studia le tecnologie che hanno a che fare con tutte quelle particelle che diciamo tridimensionalmente hanno almeno una dimensione nanoscopica. Appunto, parlare di dimensione nanoscopica significa appunto 10 alla meno 9 metri. E quindi, ma che vuol dire 10 alla meno 9 metri? Fateci allora, capire. Un esempio, per esempio, un capello umano. Perché secondo voi 10 alla 9 meno rispetto a 10 alla meno 6, io ho capito. Do un'idea di grandezza. Un capello umano ha una dimensione più o meno di 100 micron. Micro. Quindi quando parliamo di oggetti nanoscopici, parliamo di qualcosa che è almeno 1000 volte più piccolo. 1000 volte più piccolo, esatto, di un capello umano. È già, questo mi è un è pochino più chiaro. Oppure un altro riferimento può essere una cellula che noi guardiamo attraverso un microscopio ottico tradizionale. Ecco, diciamo, mediamente una cellula può avere 10 micron, 100 micron, quindi anche in questo caso parliamo di oggetti che sono almeno 100 volte più piccoli. Ed è sufficiente che sia solo una di queste, delle tre dimensioni spaziali, non è necessario che siano tutte e tre le dimensioni su questa scala. Anna Maria, vuole aggiungere? No, mi trovo assolutamente d'accordo. Meno male. Simona, tra l'altro, so che ha avuto da poco un bambino sì, normale o è nanotecnologico? No. Una bimba. Senta, è una bimba, diciamo, recentemente. Come si chiama? Elena. Elena. Hanno tentato di chiamarla Nano Girl. Quanto ha? È stata in un'esposizione a Venezia, è stata, diciamo, pubblicata la sua foto con la scritta Nano Girl. Però... Quanto ha? 10 mesi. 10 mesi, quindi tra un po' glielo dovrà spiegare che cos'è la nanotecnologia, perché il lavoro di mamma, che lavoro fai? La porterò in laboratorio a giocare, la ricercatrice si divertirà tantissimo. Non sarà mica la stessa cosa dire mamma che lavoro fai, faccio l'insegnante, cioè faccio, la che ne porterò so. A crescere le celluline, si diverterà tantissimo. Le cellule, si diverterà tantissimo, quindi. Ho capito, insomma, però anche sono problemi quelli in famiglia, perché poi ai figli bisogna spiegarle queste cose. Sì. Queste cose. Cominciamo a parlare di applicazioni, no? La nanotecnologia abbiamo visto che, insomma, abbiamo capito più o meno, facciamo finta di sì, che cos'è, insomma. Già l'esempio del capello mi ha aiutato un po'. Allora, applicazioni, in quali campi si può pensare all'applicazione della nanotecnologia? Beh, diciamo che la nanotecnologia e in senso più ampio nanoscienze anche, si parla, quando proprio perché i campi di applicazione sono veramente molto vasti, cioè si parte dalla medicina, alla chimica, alla biologia, alla genomica, fino alla parte per esempio di elettronica o di fotonica, quindi la parte più tecnologica. Fotonica? Fotonica, diciamo, indica quella parte dell'ottica, con cui noi in parte ci abbiamo a che fare, con i LED, le lucine che noi, tutte le spie che ci abbiamo accese sono degli oggettini
elettronici che emettono però luce, che però quando vengono miniaturizzati, anziché trattare con la luce quella che noi siamo abituati a vedere, insomma, sempre, la luce, proprio perché le dimensioni sono ridotte, funziona a livello di singolo fotone, cioè di la più piccola particella di luce, e a quel punto si possono sfruttare queste proprietà per ottenere dei dispositivi molto veloci e che, oppure che danno possibilità, per esempio, come applicazione nella sicurezza, nella trasmissione sicura di dati, perché quando noi associamo un'informazione, per esempio la nostra carta di credito, mettiamo su internet e siamo sempre preoccupati di mettere i codici. Io lo sono, tanto. Esatto, se l'informazione viaggia anziché su tanti fotoni che possono essere intercettati, perché una parte prosegue, una parte se ne va da qualcuno che l'intercetta, sono uno alla volta, per esempio, uno o passa o non passa, se qualcuno lo intercetta non arriva proprio dove deve arrivare, e quindi ci si accorge se c'è stata subito, automaticamente, subito un'intercettazione. Quindi una parte del lavoro che si fa, per esempio nel nostro laboratorio, una parte dell'attività che io svolgo è proprio legata a questo tipo. Beh, di sì, sono, sicuramente sono emblematici della media europea. Abbiamo di nuovo il professor Ferrari al telefono, proviamo questa volta se la linea è più chiara. Professor Ferrari, ci sente? Eccoci. Ah, finalmente, adesso sembra che stia la porta accanto qua. Allora, si diceva, professor Ferrari, quanto e come migliorerà la nostra vita quotidiana la nanotecnologia? Allora, diciamo così, la nanotecnologia è già ben presente in clinica oncologica, è già ben presente in medicina, non dobbiamo aspettare molti anni come qualcuno pensa, sono più di 10 anni che farmaci nanomedici, diciamo, o nanomedicine sono presenti e disponibili nella lotta contro il tumore al seno, contro il tumore all'ovaio. Sono farmaci che si usano quotidianamente in Italia, negli Stati Uniti e in tutte le parti del mondo più o meno. Però questi secondo me sono soltanto l'inizio, il proverbiale tipo di iceberg, come si dice, no? E sì, credo che le trasformazioni saranno molto più profonde e capillari. Penso che realmente la nanotecnologia, se accoppiata in maniera sinergistica alle discipline, diciamo, più tradizionali, delle mediche, della ricerca biomedica naturalmente, possa veramente trasformare il modo in cui la famiglia umana affronta le patologie, i mali, questo sia come terapia che come diagnosi e prevenzione. Forse ancora più importante l'aspetto diagnosi e prevenzione di quello terapeutico, perché chiaramente, come sappiamo, per esempio contro il cancro, il miglior strumento è la diagnosi precoce, insomma. Credo che le nanotecnologie ci possono dare delle possibilità. Ne abbiamo parlato, professor Ferrari. Lei a che cosa sta lavorando adesso di specifico? Ma diciamo così, io ho un'equipe di un'ottantina di persone che per quest'estate penso diventeranno un centinaio, quindi lavoriamo su molte aree diverse, tra l'altro un bel gruppo di ragazzi italiani molto forti, anche di giovani professori, che vengono un po' da tutte le parti d'Italia, nord, sud, da Roma, Napoli, da Udine, da Trieste, dalla Calabria, da Bari, da Torino. E questi ragazzi, che sono veramente molto forti, stanno guidando una serie di piattaforme nel mio gruppo che hanno a che fare, noi soprattutto ci occupiamo di tumore mammario e tumore al seno, ma per la natura stessa delle tecnologie, è chiaro che le tecnologie poi diventano applicabili naturalmente con poche differenze, con poche modifiche, a una serie molto, molto, molto vasta di patologie. Abbiamo di nuovo anche noi operazioni sul tumore all'ovaio, abbiamo operazioni di tumore. Ma siete ancora in una fase, professor Ferrari, siete ancora in una fase sperimentale, poi la saluto che il tempo è finito a nostra disposizione. Siete ancora in una fase sperimentale o già all'applicazione pratica? Noi siamo su fase preclinica e pensiamo di arrivare in clinica in tempi brevi. Quanto? Quanto tempo? Le cose nostre, 12 mesi penso che saremo in fase preclinica. Un anno? Entro un anno. Va bene, la ringrazio, professore, per essere intervenuto qui a Formato Famiglia, e tanti tanti auguri per il suo lavoro, che poi è utile per noi. Grazie, professore.